Nicola D'Amico, tu sei il fratello di Pippo a cui è intitolato questo bel festival. Siamo giunti alla 14ª edizione. Che cosa significa per voi, in memoria di tuo fratello, riuscire ad organizzare tre serate così belle e che lo ricordano in maniera allegra e come amava vivere? Beh, la cosa principale è quella che Pippo amava fare questo, era stato da sempre un suo sogno e nei vari raduni dove lui aveva partecipato, tutto ciò che lui trasmetteva e portava in queste manifestazioni noi stiamo cercando di riprodurlo qui in questi 14 anni e devo dire che ci siamo riusciti e ogni cosa, ogni evento che si svolge qui è per ricordarlo, per ricordare quello che era, com'era il suo carattere, come lui avrebbe preferito portare avanti questa manifestazione, questo suo sogno in pratica. Le persone vengono qui, si aspettano un bel festival, buona musica, belle moto sicuramente. Quali sono i commenti che vi vengono fatti più spesso? Insomma, il visitatore che viene per la prima volta, magari anche in un'altra regione, abbiamo sentito tua sorella, anche qualcuno dall'estero, quando se ne va, che cosa vi dice? Allora, la cosa più importante che voglio ricordare è i complimenti a Cerce Maggiore, a questo magnifico posto che i Paloma Bikers hanno scoperto 14 anni fa. Purtroppo un po' abbandonato, è stato ripreso, tutto ciò che vedete qui è lavoro e frutto di tanti ragazzi che si impegnano volontariamente per realizzare questo spettacolo. E quindi quello che voglio dire, il primo complimento va al paese, al posto. Poi è chiaro che dietro questo, insomma, indirettamente ci sono i complimenti a tutti gli organizzatori, a tutti quelli che lavorano qui, che danno una mano per realizzare l'evento e far sì che la gente venga qui con tranquillità, si diverte, mangia, i prezzi sono contenuti. Insomma, cerchiamo di dare il meglio per tutto quello che riusciamo qui a organizzare in pratica. Sicuramente Cerce Maggiore ha avuto un bel incremento turistico anche grazie a questa manifestazione. Poi alla fine c'è chi torna anche al di fuori di questi tre giorni per visitare il paese e stare un po' in tranquillità, no? Sì, senz'altro. Cerce Maggiore dà tanto, può dare tanto. Siamo felicissimi perché tutte le strutture e del paese limitrofe in questo periodo si riempiono. Poi stiamo attraversando un grosso periodo di crisi, quindi diciamo che per noi ancora ci dà molta più soddisfazione sapere che in questo periodo tutta l'economia del paese si riprende. Niente, ci onora tutto questo in pratica, ci onora veramente.